ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, siamo tornati qui su Pokémon versione platino. Potete dal menu, no, potete benissimo vedere che è un po' allenato i vari starli. Fatti portare tutte le L9 e anche perché hanno imparato la mossa attacco d'ala, che per il momento non è assolutamente male. Ora, per il momento tu non mi servi e direi di andare tranquillamente avanti. Ora, non ho fatto nessun allenatore per il momento perché volevo farli tutti, diciamo, per il momento volevo farli insieme. E direi di andare tranquillamente avanti. A due Pokémon, uno un Beautiful Yellow 3, vediamo l'altro. Un altro video fu sempre di livello 3. Ok, livello 10 per Starly. Ora vediamo fino a quale livello riusciamo a portarli tranquillamente prima della palestra, perché ho come obiettivo quello di livellarli tantissimo, perché la palestra di Brocca è abbastanza difficile, perché essendo Pokémon di tipo roccia, diciamo, non ci semplifica, la cosa non ci semplifica la vita. Qui c'è un bello strumento, infatti una pozione. Qui, se non lo sapevate, qui c'è una, si trova un antiparalisi, no, questo non è platino, è diamante, perché in Pokémon Platino invece dell'antiparalisi si trova il pezzo stella. Ora andiamo alla scuola per allenatori, parliamo con il rivale, così vediamo il pacco. Ok, otteniamo mappa città, che è parecchio utile. Ok, il rivale se ne va, ma non volevo uscire perché volevo fare doppia lotta. Ora, lui possiede Abra, perfetto, livello 11 per Starly. Okay, vediamo col secondo allenatore, sempre Abra. Vediamo di se riusciamo ad arrivare a livello, no, non arriviamo a livello 12. Ok, tu cosa mi dai? Un MT 10, se non sbaglio è se non sbaglio è entro forza, infatti. Poi, sicuro, se non ricordo male, la possono tranquillamente imparare e sia Starly e le sue evoluzioni. Ok, ora come prima cosa devo trovare i tre clown. Sì. Ok, otteniamo il primo coupon. Qui c'è l'altro clown che dovrebbe darci il coupon numero 3. Infatti, ok, altro clown e otteniamo il coupon numero 2. Ora invece, proseguendo su questa zona di qua, innanzitutto parlando con lui ci dà un amo vecchio.
e quindi andiamo, siamo a posto. Ah, qui una volta, ok, in platino ci stava la un'antiparalisi lì, a quanto pare in diamante lo tolgono. Ora tornando di qua, ok, ci dà il cubo, il Pokétron. Ora andando verso nord, anzitutto qui dovremo ottenere uno strumento infatti, altra antiparalisi. Ok, poi abbiamo già esce uno stabile livello 4. Ok, allenatore, anzi allenatrice, ha un Bidoof livello 7. Ora, in teoria, ok, perfetto, dice quell'altro allenatore che non volevo fare subito perché volevo prima di tutto allenare, cioè volevo farlo salire di livello. A quanto pare non è stato possibile. Ok, livello 5, sempre punto esperienza e cambio Pokémon e proseguiamo il secondo Starly. Ora, come obiettivo ho quello di utilizzare la squadra, cioè di allenare la squadra a livello 16 mi pare, che ovvero il livello in cui Starly si evolve, così avendo sesta regia dovremmo stare abbastanza a posto con evoluzione e quant'altro. Ora andando verso di qua, ok, perfetto, incontriamo Barry e ci manda innanzitutto primo uno stato di livello 7 che non riusciamo a fare Wanitikero, quindi diciamo abbastanza tosto. Ok, Chimchar più parecchio più veloce di noi. Ora con attacco rapido dovremmo riuscire a mandarlo KO, perfetto, è lo 11. Ok, sì. Ok, altro allenatore, lì c'è uno strumento. Ci manda anzitutto un Bidoof. E la cosa ci va bene. Ora ci manda un Zubat. Ora recupero anzitutto lo strumento. Ed è una Pokéball. Non credo che ci serviranno chissà quanto. Vediamo, ok, livello 12 per il secondo Starly. Tu ci dici qualcosa? Ok, informazione ovviamente inutile. Ottimo, altro allenatore, ci manda un critico tutto livello 7 che con attacco d'ala facciamo Wild Geo, anche perché è super efficace. Altra allenatrice. Ok, questo ha parecchi Pokémon. Ci manca purtroppo tutti L4. Ma più. E ok, intanto mi ho portato il nostro caro amico Starly del 10. Forse riusciamo a portarlo all'11 prima della grotta, esattamente.
tu sei, mi pare sei un'altra allenatrice. Esattamente, più che ha due Pokémon. Ottimo. No, non volevo cambiare Pokémon. Ma lascio sempre Starly. Ottimo. Allora, di qua cavolo scende perché troviamo un repellente. E nel momento in cui non si allena la squadra, è molto molto comodo utilizzarlo. A proposito di qua, infatti per arrivare di là si deve usare la spaccarocce, che dobbiamo battere prima Petro. Shinx livello 7. Shinx è comodo perché da parecchia esperienza. Ok, livello 12 per Starly. Vediamo se forse riusciamo semplicemente con gli allenatori a portare tutta la squadra al livello 12 entro la fine di questo video. Ok, ottimo. Ok, questo non c'è mai interessata come cosa, ma dubbio qualcuno interessi, perché non ci serve, come il fatto che versa là, perché ci spiega che il capo palestra sta davanti, cioè sta dentro la la cava, o meglio dentro la miniera. Giusto così, là voglio battere questo, voglio provare a battere questo Geodude ora. I Pokémon di Petro hanno tutti, e dico tutti, la mossa Riccio Scuro, mi pare. Non è vero, solo i Geodude hanno Riccio Scuro, forse Onix, e quindi, come potete ben immaginare, non è vera troppo comoda come cosa. Quindi per questo volevo prima far evolvere tutta la squadra, così perlomeno. Ok, Polvustella, così perlomeno aumenta un po' l'attacco e quindi dovrei stare abbastanza a posto. Ok, troviamo difesa X. Facciamo il giro da questa direzione e troviamo una fune di fuga. Ora, in questa, nella miniera, troviamo un po' allenatori e la cosa non ci dispiace assolutamente. Ok, comincio a usare Riccio Scuro. Ok, come difesa non stiamo messi male. E ci manda Onix, quindi praticamente stiamo simulando mezza mossa. Allora io direi di andare avanti un pochino di un paio di ruggiti, anche perché questa sala è, come avete appena visto, è super efficace. Meno male che ho utilizzato un paio di ruggiti, così almeno non ho rischiato di andare con il picheo. Ok, è andato a poi livello 12 per l'altro Starly.
Ok, ci sono rimasti gli ultimi due starti da portare a livello 12. Anzi, diciamo che per il momento faccio una bella fuga. Ok, Pedro ci spiega che come si usa spaccaroccio. Direi di usare il repellente. Ok, troviamo un'altra pozione. E lui ha un macio qua a livello 9. Anche se fosse stato, anche se era super efficace, non ti promette che io. Ok, ne ho 10 per starli. E ovviamente ora andiamo, sì, andiamo a, momentaneamente a curarci. Direi, prima di lasciarci con il video, di vedere un paio di Pokémon da battere, così perlomeno livello minimo la squadra. Ok, dubbio. Ok, in verità se ora usa un paio di fangata non sarebbe male, al posto di usare solo e sempre riccio scuro. Ok, altro macio a livello 6. Intanto Starly è arrivato a livello 11. Vediamo di riuscire, cioè di cercare di portarlo a livello 12 quanto prima, così posso tranquillamente allenare l'ultimo Starly. Ok, in teoria ora dovrebbe arrivare a livello 12 esattamente. Non borsa e ultimo Starly. Per fortuna qui si trovano tanti Machop che hanno come comunque sono tipo lotta e le mosse attaccolare, essendo una mossa di tipo volante, è super efficace. Livello 10. Ora non ricordo se Starly si evolve a livello 12 o a livello 14 o a livello 16. È venuto momentaneamente questo dubbio esistenziale. Ora quasi quasi me lo porto, questo qui me lo porto a livello 14. Ok, con azioni proprio veramente veramente poco. Anche se sono sincero, Geodude conosce Fangara, che indebolisce le mosse tipo elettro, però le mosse di tipo elettro su Geodude non hanno alcun tipo di effetto. Quindi perché insegnargli una mossa che non, cioè praticamente non avrà un effetto sopra Geodude, prova Geodude. Ora, però nel mentre ho portato
starli a livello 11. Livello 7, ci vorrà un bel po' di tempo prima di buttarlo giù. Ok, lui intanto sta continuando a utilizzare fangala e la cosa non ci dispiace assolutamente. 73 punti esperienza. Ok, super efficace. Ok, per il momento stiamo ripartendo con i vari Machop, meno male, perché con Geodude ci vuole un pochino di tempo per farli mandare KO. In particolare questi di livello 7. Machop di nuovo. Nuovamente un Geodude, però questa volta ho intenzione di continuare ad attaccare, perché ovviamente più Pokémon selvatici andiamo KO e più e prima saliremo di livello. Un'azione che si toglie veramente veramente poco. Ok, lui continua di fangata, quindi stiamo a posto per il momento. Ok, anche tutto corpo, quindi ben venga. Devo risparmiare una mossa. Stanno veramente veramente uscendo tanti di Geodude. Mi sa che conviene andare sull'altro percorso. Ovviamente non nella grotta, perché ovviamente troveremo prevalentemente Geodude. Forse qualche Zubat avremmo trovato, ma sarebbero stati veramente pochi. Ora è vero che qua ci sono livelli più bassi, però perlomeno riusciamo a guadagnare un pochino di tempo facendo sempre solo quanti che io. Ok, 32, torno a 30 di punti di esperienza botta. Con Shinx invece niente quanti che ho, anche perché giustamente mossa di tipo volante no. Doppio team, aumento di capacità di illusione, e quindi direi di provare a metterla a mettere a posto di Ruggito. Ok, dimentica. In effetti non avevo pensato a questa cosa di doppio team. Quasi quasi metà della squadra insegna la mossa doppio team al posto di Ruggito. Per il momento Abra è quello che mi dà, che dà più punti esperienza. Sì, anche perché Starling 42, Abra mi pare 53. Ora vediamo anche il video, fuma dubbio NBA di più, infatti 33 come Starling.
Ok. Nuovo abbro. E siamo quasi a livello 14 per starte. Ok, 34. Giusto per curiosità. Ok, 36 punti di esperienza, dipende da chi ci capita ora. Ok, livello 6 però, quindi forse ce la facciamo con uno solo, infatti 49, livello 14. E Starly si sta evolvendo. Quindi abbiamo Staravia. Ok, quindi off camera allenerò il resto della squadra. Allora, direi che per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto e ciao a tutti voi.